primo libro che io ho scritto si intitolava Teatro come differenza e sosteneva questa tesi semplicissima, poi cercando di articolarla, cioè che il teatro non consiste nelle intenzioni e nelle idee di chi lo fa, bensì in ciò che manifesta la presenza in transito sulla scena degli attori. Non sono le intenzioni che contano, non sono i progetti che contano, non sono le idee che contano, ma è l'esperienza di vita che si consuma in quel momento. Nella parte attraverso l'attore. Che il teatro per il pubblico sono loro, nient'altro. Con gli elementi di contesto, scenografia, testo, eccetera, eccetera, sono tutti secondari, tutti incidentali. E quello che sto dicendo oggi, dopo 50 e passa anni, è esattamente la stessa cosa. Non ho fatto altro che ripetere tutta la vita questa cosa. La cosa che conta di più, nonostante tutto, è l'incidente esistenziale di quello che sta in scena lì, quella sera. Ogni sera è diverso, ogni sera c'è qualche sfumatura diversa. Con ogni pubblico c'è qualche sfumatura diversa. Direi quel che accade tra attori e spettatori, sera per sera. E che è assolutamente primario, di importanza smisuratamente più grande che non le intenzioni, le idee, i concetti, invece in base ai quali si è fatto, perché il teatro invece si fa sempre, vogliamo significare questo, no? C'è sempre il progetto di significazione messa in segno. Cos'è che muove a mettere in scena? Un sacco di cose, l'esibizionismo, la necessità di trasmettere idee, la fiducia, la fede, di possedere la verità e volerla trasmettere. La presunzione di avere un'ipotesi critica che sia illuminante per gli altri, un sacco di cose. Però la differenza capitale, ancora una volta, è fra saperlo e non saperlo. Se tu lo sai, il fenomeno cambia e puoi intensificarlo, puoi coltivarlo, puoi perseguire anche appunto un'idea di teatro, una concezione del teatro che vada più appresso a questa cosa qua. Però le idee già hanno... Sì, ma sono uno sfondo, sono un elemento secondario. Ma anche essere o non essere un'ideuzza, cavolo, dipende da come si dice. Nel lavoro teatrale è obbligatorio che si sviluppi cooperazione, si fa insieme il teatro. A livello di emozione, di sentimenti, la dimensione del rispetto reciproco che sembra necessario, obbligatorio per fare insieme teatro, però non è così facile da vivere. Sì, certo, ma questa è una categoria... Questo è umano. È una categoria morale. In scena direi che bisognerebbe lasciarla perdere e invece funzionare di più in base all'ascolto, perché siamo diversi uno dall'altro. Può darsi che nella vita tu non provi alcun interesse per quella persona, non hai niente da condividere con lei, che ti stia pure un po' sulle palle. Ma in scena hai un'occasione straordinaria, perché ti puoi porre all'ascolto, puoi avere anche un rapporto affettivo momentaneo, e l'ascolto è imbricazione comunque, no? E però questo non significa che ti devi portare fuori la stessa cosa. Puoi fare un'esperienza straordinaria, extraordinaria, che la vita quotidiana non ti consente. Ascolto e reazione. Sarebbe bello farlo anche nella vita... Certo, le esperienze di laboratorio tu poi te le gestisci nella vita. Lì però poi c'è la... cioè, però, anzi, per fortuna c'è l'accettazione totale. Chi scena? No, sia in scena che poi nella vita dell'alterità. No, ma ascoltare non vuol dire accettare. Secondo me vuol dire accettare, ma non essere d'accordo. Cioè accettare vuol dire che io ti lascio essere quello che sei. Va bene, decidiamo insieme che significato hanno le parole. Ascoltare vuol dire che tu lasci entrare dentro di te quello che viene dall'altro, giusto? Esatto, io quello che intendevo quello come accettazione. Ecco. Ma questo perché deve essere accettazione? Tu lasci entrare dentro di te quello che viene dall'altro.
perché non, non necessariamente devi accettarlo, in quel momento l'hai compreso, ma poi puoi avere un atteggiamento critico. Sì, non essere d'accordo. Non essere d'accordo. Sì, sì, sì. Non essere d'accordo. No, no, okay, quello sicuramente. Però hai fatto l'esperienza dell'alterità. L'esperienza dell'alterità la puoi fare soltanto ascoltando l'altro. Intendevo quello praticamente, cioè perché cioè non accettare è proprio rifiutare a prescindere, no? Quindi neanche lo ascolti. Però la scena è un laboratorio, perché sì, sì. Ci sono incontri imprevisti che nella vita non avverrebbero mai, perché nella vita ci si incontra tra fini. Fra l'altro, ecco, una cosa molto bella è che ma soltanto dopo consuetudini lunghe si viene a sapere chi è l'altro nella vita, cioè siccome non facciamo gli attori di mestiere, siamo tutti appunto in qualche modo o stati o siamo degli specializzati. Interessante quello che accade lì. È quello che accade lì. In qualche modo poi, come dire, le identità e le personalità e se vuoi anche la naturale autorevolezza, non soltanto dal punto di vista della voce, ma dal punto di vista del corpo, emerge nel gruppo. Però così siamo tutti uguali, o no? Il lavoro teatrale è per certi versi una repubblica democratica e per altri versi invece è il terreno di incontro di tirannie. Ferocissime, perché un ego è una tirannia, sì. E non può essere che quello. E allora, siccome la vita è fatta di queste dimensioni diverse, è bello allenarsi a praticarle tutte e due e a vivere la contraddizione, perché è una contraddizione flagrante. No, infatti è bello che tutte quelle cose che vivi a teatro poi te le porti fuori. Però in qualche modo anche lo sceno, cioè in senso letterale quello che sta fuori dalla scena, assume un significato fondamentale. Sì. Cioè tutto quello che in teoria non sarebbe da portare nella scena a questo punto è anzi quasi più interessante, più utile di quello che tradizionalmente va portato in scena. Quindi è molto interessante. È una questione chiave questa. Cioè la scena, quello che si porta in scena, senza lo sceno cosa sarebbe? Che succede in scena? La stessa cosa. E se non c'è la tensione con lo sceno, con quello che sta fuori, con quello che non si può dire, che non si può dire sia perché è condannato da un punto di vista ideologico, sia perché non esistono le parole per dirlo. Perché anche quello è osceno. Ci sono tante cose che non si riescono ad articolare in parole. In scena però le esprimi in modo diverso. Impari a farlo anche nella vita. Certo. La realtà del gioco che rimane autentica, perché hai voglia di giocare, di fingere, di sentirti un altro, non so. Però a volte non è un gioco, cioè imparare a recitare ti salva la vita. Chiamiamolo teatro, ma che cos'è? Ha imparato una cosa, conoscenza.